Ciao a tutti e bentornati su Natura Mania. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, è gratuito e ci date un grande supporto. E se volete ricevere le notifiche delle nuove pubblicazioni, cliccate sulla campanella. Benvenuti nel secondo episodio del format Natura Mania per voi, dove siete appunto voi i protagonisti. Infatti ogni video avrà come tema ciò che ci suggerirete voi nei commenti qui sotto o nei direct di Instagram che trovate in descrizione. Per il video di oggi ringraziamo Ilaria che ci ha consigliato di portarvi sul canale il re indiscusso della mimetizzazione, il camaleonte. Questo animale appartiene alla classe dei rettili. A prima vista può assomigliare vagamente a una lucertola, ma nasconde delle capacità e caratteristiche fuori dal normale. Proprio così, infatti, il camaleonte può cambiare colore grazie al doppio strato di nanocristalli che riflettono la luce incorporati nelle sue cellule della pelle. Quindi è come se riflettesse la luce come uno specchio. Il camaleonte, quindi, per cambiare colore, non deve far altro che spostare questi cristalli. Questo piccolo animale muta il suo colore principalmente allo scopo di regolare la temperatura corporea. Solitamente diventano più scuri quando hanno bisogno di riscaldarsi, oppure per comunicare con gli altri membri della propria specie. Ci sono però, per esempio, i camaleonti foglia, che sono marroni e non sono molto abili a mutare il colore. I camaleonti pantera invece attirano le femmine con improvvise vampate di colore, mentre le femmine cambiano colore durante la gravidanza, segnalando così che non sono più disponibili per l'accoppiamento. Un'altra caratteristica del camaleonte è quella di inseguire molto lentamente la preda, localizzata con la vista, grazie ai suoi occhi che possono ruotare indipendentemente in ogni direzione. Se con uno guarda a sinistra, con l'altro può guardare a destra. Quando la preda è alla sua portata, questo rettile proietta in avanti la sua lingua e la cattura con la punta adesiva. Gli scienziati hanno misurato la velocità con la quale il camaleonte proietta la lingua e sono rimasti a bocca aperta. La lingua da 0 a 100 km/h ci impiega un centesimo di secondo. Ne esistono molte specie, alcune grandi, altre lunghe pochi centimetri, alcune invece sono così piccole da poter passeggiare tranquillamente su un'unghia. Alcune hanno la cresta, altre le corna. Il mondo dei camaleonti è davvero vario e ricco di colori. Sapevate inoltre che questi animali hanno la vista agli ultravioletti? Infatti alcuni esperimenti hanno confermato che esemplari esposti a queste luci mostravano più interesse alla caccia e all'accoppiamento. Anche questo video è terminato, ringraziamo ancora Ilaria per averci consigliato di portarvi questo splendido animale sul canale. Lasciate un like se vi è piaciuto e seguiteci su Instagram, dove potete interagire con noi e consigliarci nuovi video. A presto!